parlarvi oggi della qualità dell'aria che respiriamo, soprattutto in relazione al biossido di carbonio o anidride carbonica o più semplicemente CO2, di cui avrete sentito parlare sicuramente come un elemento che ha a che vedere con il riscaldamento globale, con il clima terrestre. In effetti, il CO2 è una molecola diffusa nell'aria che ha un effetto sulla temperatura terrestre e controlla, governa la temperatura. Però questa è cosa abbastanza nota, quindi oggi vorrei parlare di una cosa diversa, dell'effetto del CO2 sulla nostra salute, soprattutto in relazione al fatto di indossare le mascherine. Attenzione, premetto che vi sto parlando di questo argomento secondo la mia esperienza di chimico, non sono un dottore. Se voi pensate che l'atmosfera che respiri all'aria vi faccia dei danni fisici, vi causi delle patologie, non chiedete a me, chiedete a un dottore, per carità. Però, come chimico, io credo di potervi raccontare qualcosa sulla qualità dell'aria che respiriamo, e tutto quello che vi dirò in questo filmino è basato su dati della letteratura scientifica, niente che io abbia inventato. Se volete riferimenti bibliografici mi potete scrivere a ugo.bardi@unifi.it e ve li mando senza problemi. Ciò detto, qui siamo all'aperto, questo è il giardino di casa mia, ci sono delle piante, vedete l'atmosfera è estate, è abbastanza caldo, ma è un'aria abbastanza fresca, un'aria bella respirabile. Sappiamo che la concentrazione di CO2 media nell'atmosfera terrestre è circa 420 parti per milione. Non abbiamo bisogno di misurarla perché qui siamo all'aperto, ma comunque sarà un pochino più alta, qui sarà intorno a 450-500 parti per milione, perché siamo comunque in città, ci sono persone, ci sono motori, c'è traffico, quindi aumenta, non è la stessa che si misura nella stazione di misura di Mauna Loa alle Hawaii, però siamo su valori intorno probabilmente appunto a 450 parti per milione. Questo non è dannoso per gli esseri umani, o almeno normalmente non lo si ritiene essere dannoso, con un po' di attenzione però, perché tenete conto che quello che respiriamo oggi, 420-450, non è mai stato respirato da nessuno dei nostri antenati nei passati 1 milione d'anni o giù di lì. Il massimo che hanno respirato era intorno ai 300, più comunemente intorno ai 200. Oggi noi respirando 420 parti per milione stiamo facendo un grandissimo esperimento a livello planetario. Si spera che non ci faccia male, ma non siamo sicuri. Ma d'altra parte non è un esperimento che possiamo abbandonare. Anche se smettessimo di bruciare idrocarburi fossili domani mattina, in ogni caso, per ritornare ai valori precedenti, prima della rivoluzione industriale, dovremmo aspettare centinaia, migliaia, forse centinaia di migliaia di anni. Quindi all'aperto ragionevolmente possiamo sperare di non aver problemi. La possibilità di un problema però c'è all'interno, dove, come vi potete aspettare, la concentrazione di CO2 aumenta, per forza di cose, perché noi la emettiamo. Non siamo piante, le piante lo assorbono, il CO2 noi lo emettiamo, quindi all'interno degli edifici, nelle nostre case, è una concentrazione più alta. Ed è di questo che ora vi vorrei parlare. Allora, qui siamo all'interno della cucina di casa mia, è una stanza normale, una cucina, vedete qui c'è una finestra con una bella areazione dentro qua, quindi normalmente l'aria si ricambia bene se stiamo attenti a non tenere la finestra chiusa, sbarrata. Questa è una finestra molto bella, di quelle ermetiche, che servono a risparmiare energia, però non favorisce il ricambio d'aria. Allora, quanto CO2 c'è in questa stanza? Noi non siamo in grado di percepirlo, non siamo piante, non usiamo CO2 per la fotosintesi, non la possiamo annusare. Quello che possiamo fare, misurarla con degli strumenti appositi. Questo per esempio è un misuratore di CO2, che non è uno
uno strumento costoso, un misuratore di qualità dell'aria costa 50-100 euro e vedete qui misura circa 470 parti per milione, un po' di più di quella che esce fuori, come ci aspettiamo che sia, dato che siamo all'interno. Probabilmente la misura non è molto precisa, io penso sia un po' di più di così, l'ho calibrato con altri strumenti più accurati, insomma abbastanza bene per quello che ci serve. Siccome le finestre sono state aperte finora, anche se ci sono due persone in questa stanza, io e mia moglie che gentilmente mi sta aiutando con le riprese, siamo su una concentrazione che è simile a quella esterna. Il che va bene. Benino, però che succede se noi chiudiamo la finestra e accendiamo i fornelli della cucina? Come può succedere quando normalmente in inverno uno prepara qualcosa? Allora chiudo la finestra e accendo un paio di fuochi. E adesso aspettiamo 5 minuti per vedere l'effetto che fa. Passati circa 5 minuti da quando ho acceso i fornelli, due fornelli nella situazione normale di cucina, e vedete che la concentrazione del CO2 è già nettamente aumentata. Siamo oltre 1000, 1100 adesso, e da vari esperimenti che ho fatto, in queste condizioni, una cucina normalissima, occupata da due persone che cucinano qualcosa, si sale tranquillamente a 1000. 300, 1400, anche senza fornelli, ora li spengo perché con quello che costa il gas non è il caso, ma si arriva tranquillamente quando ci sono quattro persone in questa cucina a 1400, 1500, ho anche misurato 1600 parti per milione. Che cosa vuol dire? È pericoloso? No, non necessariamente, si ritiene comunque che in un luogo dove la gente vive, la concentrazione dovrebbe stare sotto i 1000, sicuramente sotto i 2000, ed in un luogo dove si lavora per tempi dove necessariamente c'è un'atmosfera particolare, non dovrebbe mai superare i 5000. Ora qui vedete, siamo a 1200, anche qui non lo percepisci, qui si sente che l'aria è un po' pesante, ma non percepisci che siamo a 1200. Parti per milione, ci vuole uno strumento apposito per fare questa misura. Diciamo che il rischio in queste condizioni è di avere un po' di mal di testa, di emicrania, di certa magari qualche vertigine, un po' di confusione, almeno questo è quello che si legge nelle riviste mediche. Dovreste decisamente stare attenti a tenere accese, aperte le finestre quando avete il gas acceso, ma non succede niente di male. Ora, la questione che vi volevo porre è cosa succede, però, se vi mettete una maschera, specialmente se vi mettete una maschera di questo tipo, una FFP2 che ha dei pori molto piccoli e si adatta molto strettamente al vostro viso, cosa succede quando indossate una maschera di questo tipo? Create un ambiente vicino alla vostra bocca, vicino al vostro naso, dove respirate, emettete CO2 e questo CO2 con tutta la buona volontà viene ricambiato, viene scambiato con l'esterno molto lentamente, quindi ci aspettiamo che la concentrazione di CO2 qui dentro questa maschera sia ben superiore a quella esterna di quanto si può misurare ancora una cosa. Misurabile. Per fare un primo test useremo questo misuratore in cui io cerco di simulare una mascherina respirandoci dentro. E i risultati, come probabilmente vedete, sono impressionanti. Sta salendo molto rapidamente, siamo a 5.000, 6.000, 7.000. 8.000, 9.000, 9.900 e poi è andato fuori scala. Lui, poveraccio, non misura più di 9, 10.000 parti per milione, ma noterete che a questo punto, poverino, sta suonando l'allarme, sta dicendo: ragazzi, qui siete oltre i limiti, fate qualcosa. Vi sta dicendo
non operate in queste condizioni perché non è bene. Siamo oltre i limiti, 5.000 è proprio il massimo ammesso in ambienti di lavoro. Vale per la mascherina? Eh sì, in effetti sì. Sono state fatte delle misure ben più dettagliate, scientifiche, statistiche fatte da università, da ricercatori con degli strumenti più sofisticati di questo oggetto, e viene fuori che se vi mettete una FFP2 siete esposti a una concentrazione di CO2 che è tipicamente 10-20 volte superiore a quella dell'ambiente esterno, ovvero se qui in questa cucina abbiamo 1000 parti per milione di CO2, se indossate una mascherina andate tranquillamente a 10.000-20.000 parti per milione. Sono state misurate. Un po' meno per la mascherina cosiddetta chirurgica, abbiamo solo un fattore, circa un fattore 5, perché evidentemente la mascherina chirurgica è molto meno aderente a delle aperture laterali, per cui la concentrazione di CO2 è minore. Che succede? 10.000-20.000 parti per milione, sono circa l'1-2%, fa male? Sì, sfortunatamente sì, fa male. I dati su questa condizione sono stati studiati e ottenuti principalmente per condizioni dei sommergibili dei tempi della guerra, seconda guerra mondiale, prima guerra mondiale, immersioni di palombari. Sono stati fatti diversi studi su qual è l'effetto di atmosfere ad alta concentrazione di CO2 sulla salute umana. Il sommergibilista, poveraccio, la morte del sommergibilista è avvelenamento da CO2. Se il sommergibile non è in grado di risalire e di rifornirsi di aria pura, quello che succede è che l'equipaggio non muore per mancanza di ossigeno, perché quello, se hanno delle bombole le potete buttare dentro quanto ne volete, ma muoiono per eccesso di CO2. Eccesso di CO2 che ha degli effetti collaterali sul metabolismo umano, che riduce il trasporto di ossigeno, acidifica il sangue, un sacco di guai. Non si sa esattamente come reagisce tutto il sistema umano a questi eccessi di CO2. Si sa comunque che oltre 5.000, oltre 10.000, 20.000, se arrivate a questi livelli qui, a 2, 3, 4, 5%, oltre il 5% probabilmente svenite, perdete conoscenza. Se si rimane per un tempo abbastanza lungo sull'8%, 10% di CO2, si muore. Non si sopravvive. È la morte purtroppo del sommergibilista che perde conoscenza e poi muore. Ora, non sono qui per spaventarvi, ovviamente questo non succede se vi mettete una mascherina. Non troviamo gente morta per terra con una mascherina addosso, per carità. Però quello che si legge sulle riviste scientifiche è che c'è tutta una zona intermedia, una zona grigia fra gli eccessi in cui effettivamente si muore e le zone in cui riteniamo sicure. Quando portate una mascherina dovete tenere conto che siete in una zona a rischio 10.000-20.000 parti per milione. Rischio di cosa? Ci sono una serie di patologie associate all'avvelenamento da CO2, che già vi dicevo, vertigini, sonnolenza, mancanza di concentrazione, emicrania. Io ne soffro e da quando sto attento alla concentrazione di CO2 ne soffro molto meno. Non vi dico che è la cura miracolosa, perché ogni tanto qualche emicrania mi arriva addosso comunque, ma potete provare, non vi farà sicuramente male, stando attenti a tenere di più aperte le finestre se avete meno emicranie. Ma più che altro, uno che fa il sommergibilista, una persona sana, selezionata, che non ha patologie pregresse, non farebbe quel mestiere. Insomma, i cibi di ora sono molto meno pericolosi di quelli di una volta. Ma che succede? Se voi avete delle patologie, specialmente persone anziane, avete diabete di tipo 2, per esempio, problemi cardiaci, alta pressione e varie cose del genere, insomma, allora mettervi la mascherina per periodi di tempo continuativi quasi certamente non è una buona idea, a meno che non lo dobbiate fare per lavoro. Se lo fa il chirurgo, insomma, è difficile dire se la deve mettere,
ed è uno stress sul corpo, ma è il mestiere. Se uno fa l'infermiere in un reparto malattie infettive, la mette come una protezione ed è parte dei rischi del mestiere che fa. Se voi non siete però un chirurgo, un infermiere o cosa del genere, andateci piano, specialmente se siete persone anziane, mettetele se ce n'è veramente bisogno e per poco tempo. Non sto a raccontarvi ora tutta la letteratura che c'è sulla capacità che ha la mascherina di proteggere dall'infezione da virus, che la letteratura è molto controversa, non è ovvio quello che ci trovate scritto. In certi casi comunque non c'è dubbio che la mascherina può avere un certo effetto, non però decisivo. Mascherina protegge sicuramente in certe situazioni, ma non protegge in una situazione ordinaria, normalmente non dovrebbe essercene bisogno. Quindi, specialmente se siete a rischio, evitate per quanto possibile perché vi mettete a rischio di certe patologie, soprattutto, oserei dire. Noi in Italia, soli in Europa, a parte la Grecia, siamo il solo paese che ha voluto mantenere l'obbligo delle mascherine per i ragazzi di scuola, tenendo conto che la mascherina ha questo effetto di annebbiamento, di sonnolenza. Noi teniamo i nostri ragazzi, li abbiamo arruolati come sommergibilisti in immersione per parecchie ore al giorno. Li mettiamo effettivamente a rischio. Io mi sento di dire che bisognerebbe veramente evitare questa cosa. Ora, il ministro ha detto a valore educativo, ma forse sì, però ha un po' lo stesso valore educativo di colpirli sulle nocche delle dita con un righello, come si usava molto tempo fa. Mettiamo i nostri ragazzi a rischio di comprensione, a rischio di attenzione, a vari rischi anche psicologici, ma non entriamo in quell'argomento. Quindi io mi sento sulla base dei dati che leggo, mi sento di raccomandare di evitare questa cosa. E stateci attenti, nessun dramma, ma evitate di prendere dei rischi inutili e grazie mille.